Si festeggia un traguardo importante per l'acqua toscana. L'autorità idrica, ente pubblico che regola e controlla i gestori regionali, compie 10 anni. Fra i vari eventi organizzati per l'occasione c'è anche una mostra, una sorta di bilancio visivo delle maggiori opere costruite in Toscana, inaugurata in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua alla FSM Gallery di via San Zanobi a Firenze. A cura della Fondazione Studio Marangoni, Acqua, sette grandi opere per la Toscana, è il racconto dei fotografi Emanuele Camerini, Edoardo De Lille e Claudia Gori delle nuove infrastrutture idriche sui territori. Beh, devo dire che non è facile documentare degli impianti, considerando anche il proprio linguaggio, quindi mettendoci dentro del personale, ma ho cercato di farlo nel migliore dei modi, cercando di focalizzarmi su quello che è l'elemento prezioso, che è l'elemento naturale più prezioso che abbiamo, cioè l'acqua, e cercando di creare delle connessioni fra il sistema acqua e i sistemi artificiali con cui dialoga all'interno di questi impianti, per poi essere trasformata, purificata e essere poi diramata nelle case di tutti noi. Quindi sì, ho cercato di far dialogare questi due aspetti.